È stata sgominata la banda che dal 2016 aveva commesso decine di furti in varie parti del nord Italia e che in particolare in provincia di Pavia aveva portato numerosi blackout in zone di campagna della Lomellina. Un'organizzazione definita dagli inquirenti di evidente professionalità e capacità organizzativa, formata da rumeni di etnia roma che si appoggiavano a un pensionato italiano per la ricettazione del materiale e la pianificazione dei colpi. 8 arresti e 3 denunce, il bilancio dell'operazione denominata Blackout, partita con un'attività investigativa dei carabinieri di Cremona e coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Francesco Messina. L'indagine era partita proprio dai militari della compagnia di Cremona, che chiamarono i colleghi di Vigevano, area dove si concentrava la maggior parte dei colpi. All'epoca alla caserma di via Castellana c'era il maggiore Rocco Papaleo, che poi ha continuato a seguire l'inchiesta dopo il suo trasferimento a Cremona. La banda era specializzata nel furto di cavi di rame dai tralicci della media tensione, ma rubava anche cavi elettrici interrati negli incanalamenti di strutture industriali e altri materiali in magazzini, cantieri edili e strutture agricole. Innanzitutto c'è da sottolineare che la provincia di Pavia risulta essere la provincia maggiormente colpita sia per il numero di episodi commessi e anche per il fatto che è una delle province dove i componenti di questa banda criminale di etnia rom avevano una base sia di partenza che una base logistica. Peraltro sempre la provincia di Pavia e anche la provincia di residenza del ricettatore di riferimento, almeno per quanto riguarda i cavi di rame e i componenti di questa banda. Ogni furto comportava danni fra i 10.000 e gli 85.000 euro. Il bottino complessivo supera il milione di euro. La maggior parte dei 50 colpi attribuiti alla banda, come detto, proprio in Lomellina, Castello d'Agogna, Zeme, Olevano, Nicorvo, Alagna, Confienza, Mortara e Tromello. In tutti i casi intere zone rimanevano senza energia elettrica. A causa appunto della sottrazione di questi cavi di rame, spesso ci sono stati dei blackout che hanno causato non solo danni economici alla società di erogazione della luce elettrica, ma anche non pochi disagi alle comunità che sono rimaste senza energia elettrica e alle attività produttive. Due le basi dei criminali in due campi nomadi, uno a Sant'Angelo Lodigiano, l'altro in strada San Marco a Vigevano. I ladri non si fermavano davanti a nulla, erano abili acrobati. Spesso mettevano fuori uso allarmi e sistemi di videosorveglianza per poter rubare indisturbati. Davvero particolare la figura del ricettatore, un pensionato italiano residente in Lomellina. Era un punto di riferimento non solo per questa banda, ma per tutto il settore dei furti di rame. Riciclava il materiale nel circuito legale attraverso gestori compiacenti delle province di Piacenza e Pavia. Spesso indicava gli obiettivi da colpire e commissionava furti di particolari prodotti come alimentari e attrezzature da bar. È stata un'indagine lunga e difficile proprio per la particolare abilità di questa banda e anche per la velocità con cui si muoveva su tutto il territorio del nord Italia, perché poi nel momento in cui hanno compreso che erano stati attenzionati in qualche modo dalle forze dell'ordine, anche a seguito di arresti in flagranza che sono avvenuti nel corso appunto dell'attività di riscontro, questi soggetti spostavano l'area di interesse, ma anche spostandosi in altre regioni, per dire sono andati in Veneto, in Friuli, fino ad allontanarsi in Romania e poi anche ritornare successivamente. Gli arresti sono stati compiuti dai carabinieri di Cremona in collaborazione con quelli di Milano, Lodi, Pavia, Udine e Bologna. I membri della banda erano residenti fra Sant'Angelo Lodigiano, Caselle Lurani, Vigevano, Miradolo Terme, Badia Pavese, Corte Olona e Santa Cristina e Bissone. Sono stati fermati mentre stavano per fuggire nuovamente in Romania.